Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi abbiamo un sacco di novità interessantissime riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Parleremo davvero ragazzi di un botto di roba strabella, nuove skin in arrivo, V-Bucks regalati da Epic Games e parleremo anche di alcune modifiche alla mappa che forse non tutti si sono accorti nella nuova patch. Vedremo anche qualcosina relativo alle sfide, ne parleremo nel video ragazzi. Intanto vi ricordo sempre, se vi piacciono le news su Fortnite, se volete rimanere sempre aggiornati, non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su per supportare questo qui che sarei io. Iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella. Quindi ragazzi, prima di cominciare con il video voglio farvi la solita domanda, quella veramente che voglio sapere i vostri commenti qui sotto: pensate che sia una buona cosa rimettere degli esplosivi come la dinamite? Secondo voi serviranno? Fatemi sapere qua ragazzi, perché abbiamo già visto che fine hanno fatto gli esplosivi telecomandati. Voglio sapere cosa ne pensate della dinamite, come funziona secondo voi. Quindi non ci fermiamo e cominciamo subito a vedere le prime notizie parlando, tada, dei nuovi bundle che prestissimo arriveranno nello shop di Fortnite. Sì ragazzi, come abbiamo visto intanto già ieri sono arrivate le prime skin, quelle che vi avevo anche mostrato l'altro ieri nei video, e anche oggi è disponibile il set della magia, bellissimo tra l'altro, veramente molto molto bello. Ma ragazzi, tra pochissimo arriveranno su Fortnite questi nuovissimi bundle che sono praticamente fatti per chi vuole recuperare tutto il set della skin inerente pagando ovviamente un pochettino di meno. Non si sa ancora quanto sia il costo di questi nuovi bundle, ma come vedete ragazzi potremo accaparrarci, e non c'è solamente il Rex ma c'è anche ad esempio il Wukong, c'è anche il Leviatano. Potremo accaparrarci, spendendo tipo 300 o 400 V-Bucks in meno, deltaplano, piccone e skin. Quindi molto molto interessante assolutamente come cosa, vale la pena di farci un pensierino se per caso avevate intenzione di acquistarvi una roba del genere. Apprezzo molto questa cosa che ha fatto Epic Games, ci sta. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo subito dei 2000 V-Bucks che Epic Games regalerà, anzi che sta già regalando a tutti coloro che sono stati bannati ingiustamente. Io non pensavo fosse possibile, perché quando di solito sono in live ogni tanto qualcuno mi dice: Xuder, mi hanno bannato, non so più come accedere all'account. E io rispondevo: ragazzi, non so cosa dirvi, perché non ho contattato il supporto di Epic Games, perché abbiamo ufficialmente saputo da Epic Games che hanno fatto degli errori nei ban. Quindi ovviamente ragazzi, per scusarsi daranno 2000 V-Bucks. Se siete tra quei giocatori che avete l'account bannato, ritornateci subito, perché probabilmente sarà già stato sbannato e otterrete appunto questi V-Bucks extra che non fanno assolutamente schifo. Magari ve li usate per shopparvi proprio il set. Ma andiamo subito ragazzi di prepotenza a vedere la nuovissima skin e secondo me un altro nuovo filone di storia che si vedrà nella season 7 ragazzi. Allora, questo deltaplano lo abbiamo già visto, sappiamo che arriverà con i prossimi giorni, probabilmente anche nella prossima settimana sarà molto probabile che lo troveremo nello shop. Ed è un deltaplano ragazzi abbastanza particolare, perché adesso vi faccio vedere, sta dando vita a una nuova skin che molto probabilmente avrà a che fare in maniera importante con la season 7. Voglio farvi vedere un'altra cosa. Questo ragazzi è un disegno che vi avevo pubblicato anche io parecchi mesi fa, questa estate,
intorno a giugno o addirittura a fine maggio, adesso non ricordo, dove ci fu un ragazzino su Reddit che propose a Epic Games un set completo per una skin. E come abbiamo appena visto poco fa, il deltaplano, che qua lui chiama Loco Glider, è assolutamente uguale a quello in 3D, a quello che arriverà nello shop. Quindi ragazzi, è lecito pensare che prestissimo potremo trovare una skin del genere. Ma non è tutto, ragazzi, ma non è tutto, perché in realtà, guardate un po', Sgadagangan! Questa sembrerebbe essere stata trovata nei file di gioco ed è assolutamente uguale alla skin che quel bambino propose su Reddit parecchi mesi fa. Questo pollo, ragazzi, io mi azzardo a dirvi una cosa, poi voi prendete le vostre decisioni, prendete ovviamente le vostre idee, perché ognuno deve pensare di testa propria. Se andate a cercare, io non ve lo pubblico perché ho paura per problemi di copyright e roba del genere, ma dovete sapere, ragazzi, che KFC ha fatto un trailer dove c'è dentro, oltre alla mascotte, al dottore, come allo zio, non mi ricordo come si chiama quello del KFC, comunque è il tizio con i baffi e con gli occhiali, che fa parte di alcuni videogiochi tipo di wrestling, adesso mi ricordo di aver visto, e tra l'altro in questi giochi è anche presente Fortnite. Ragazzi, stiamo vedendo la guerra tra l'hamburger e la pizza. Voi dovete capire una roba, ragazzi. In America le tre catene di fast food che si contendono un po' la supremazia: McDonald's, Pizza Hut, sì, c'è il Burger King ma fa parte degli hamburger, e Kentucky Fried Chicken. Quindi è il pollo che manca, ragazzi, e questa potrebbe essere l'introduzione di una nuova, come si dice, catena di negozi che potrebbero arrivare su Fortnite. Tra l'altro, guardate un po', ragazzi, qua siamo nella casa di rifugio ritirato, quelle di legno se non ricordo male, e come stiamo vedendo, proprio qua sul pavimento ci sono delle piume gialle che non c'erano mai state. Quindi ragazzi, comincia anche un po' la mappa ad accogliere l'arrivo di questo pollo, e non sono solo lì le piume ma sono anche sulla torretta, ragazzi, e come vedete anche qua altre piume gialle arrivate proprio con l'ultimissimo update, scoperte da pochissimo da alcuni leakers mondiali. Quindi ragazzi, staremo ovviamente a vedere quello che ci aspetterà nel futuro di Fortnite. E andiamo avanti, ragazzi, anche perché volevo farvi vedere, parlando un secondo di guerra tra fast food, che se andiamo, ragazzi, al Parco Pacifico, come vedete sono arrivati anche qui i due nuovi camion, sia del Durburger che del Pizza, Pizza Pit si chiamano, ragazzi. Quindi abbiamo già visto come in moltissime city, in moltissime location di Fortnite siano già arrivati i food tracker, chiamiamoli così, come li chiamano ovviamente all'estero, e anche qua su Fortnite, ovviamente, anche qua su questa parte non è assolutamente da meno. Ma voglio, ragazzi, chiudere questo video con una cosa incredibile che forse ancora non sapete. Se voi andate, anzi vi ci voglio portare subito, guardate un pochettino, penso che sia arrivato da ieri questa modifica, voglio farvi vedere una cosa. Guardate un secondo, ragazzi, se noi andiamo sulla nostra parte delle sfide e andiamo nella parte battuta di caccia, guardate un po' in basso nella settimana numero 10, voi non lo vedete perché ci sono davanti io, guardate ragazzi, 1 di 2. Quindi ragazzi, la battuta di caccia, la settimana 10 della battuta di caccia ha 2 fasi, ragazzi, quindi c'è ancora qualche cosa di nascosto, e quel qualcosa di nascosto noi in realtà lo sappiamo, ragazzi, e sapete che cos'è? Guardate un po', ragazzi, sgadan! Ringrazio ovviamente il sito skintracker.com, è stato trovato un AIM con i pantaloni verdi, ragazzi, quindi una skin nuovissima di AIM. Come vedete, ragazzi,
qua faceva vedere ovviamente che era uno su due, pantaloni verdi con disegno giallo, quindi una personalizzazione dell'outfit, quello intanto non c'entra niente, una personalizzazione dell'outfit anche della skin AIM, che ovviamente probabilmente otterremo con le sfide dell'ultima settimana. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che le news vi siano piaciute, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale in tantissimi e noi ci vediamo in live. Ciao!